Sì, Eleonora, allora sicuramente la nuova guida dei Sentieri del Lazio potrebbe entrare nella biblioteca di Sacrofano come nella biblioteca del Cinema Troisi. Eccola, è i Sentieri del Lazio, vanno dai Sentieri dell'Acqua alle Vette, alla Storia, alla Fede, Stefano Ardito. Come farli scoprire? Soprattutto è davvero per tutti o bisogna essere allenati? Ci si allena via via, si comincia con gli itinerari più brevi, si comincia con le passeggiate di un'ora o due, con poco dislivello, e poi via via si può passare a itinerari più impegnativi. Quello del Farfa lo facciamo vedere. Eccolo qui, è un anello che parte qui da Farfa, facendolo tutto richiede circa 4 ore, ma appunto si può fare solo in parte, e tocca i meravigliosi borghi di Fara Sabina e di Toffia. Un altro sentiero e poi dobbiamo purtroppo chiudere per incuriosire tutti i nostri telespettatori. Ce n'è uno bellissimo a pochi chilometri da qui, che sono le gole del Farfa da Monpeo. Si scende dal paese per una stradina, si arriva a questo fiume dalle acque limpidissime, dove è scavalcato da un ponte medievale. È una meraviglia ed è ancora più breve di questo. Quando si potrà acquistare questa guida? Credo tra pochissimo nelle librerie, negli store online o nei punti vendita del touring. Grazie Stefano Ardito, grazie al presidente di Union Camere Lorenzo Tagliavanti. Allora, è veramente per tutti e se lo possiamo fare noi lo possono fare anche soprattutto i giovani per conoscere la nostra splendida regione. La linea torna a te, Eleonora.